Luciano Ciocchetti, ancora in tour sul territorio di Fiumicino, in piena campagna elettorale, una notizia tragica, quella delle Marche, che ripropone un problema che è quello del dissesto idrogeologico, della tutela dei territori, una cosa che interessa molto anche questo territorio. Sì, purtroppo abbiamo subito l'ennesimo disastro ambientale. Quella zona già nel 2014 era stata una cosa simile, un po' meno, ma comunque aveva creato grandissimi problemi di alluvioni, di problemi, c'erano stati alcuni decessi, meno di quelli che purtroppo si sono verificati due giorni fa, e si ripropone il fatto che purtroppo di dissesto idrogeologico si parla solo quando accadono le disgrazie, poi però il giorno dopo ce ne dimentichiamo tutti. Molte delle cose che potevano per esempio essere finanziate col piano nazionale di ripresa e resilienza era proprio quello di combattere il dissesto idrogeologico, fare tutti gli interventi di messa in sicurezza che potrebbero essere fatti avendo quelle risorse da investire concretamente per poter dare risposta, realizzare degli argini, realizzare delle casse di compensazione così come si definiscono, dei corsi, dei fiumi, delle cose che provocano purtroppo in questo clima impazzito queste bombe d'acqua che portano a creare questi disastri veri e propri. Cioè manca, quando noi poniamo il problema che alcune cose del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, vanno riviste, è una di queste, cioè una parte di quei soldi devono essere investiti per mettere in sicurezza il nostro territorio e i cittadini che vi abitano.